Ehi ragazzi, qui con voi c'è Frostinox! Oggi in questo video vedremo alcuni riferimenti nei cartoni animati, ma non sono solo oggi. Questo video è in collaborazione con Apriamo gli Occhi. Ciao raga, io sono Ivy e per chi non mi conoscesse il mio canale YouTube è Apriamo gli Occhi. Vieni a cercare qualche video e mi raccomando iscriviti al canale, il link è qui sotto. Che dire? Vi invito a passare dal suo canale, guardate tutto il video fino alla fine, lasciate like e enjoy! Come primo cartone, ormai molto noto nel mio canale, abbiamo Gumball. Siamo nell'episodio L'amica cattiva. Anaïs fa amicizia con una sua compagna di classe e i fratelli la cosa la vedono molto male, cercando di avvertire la sorella, ovviamente, ma fallendo di continuo. Ma ora veniamo al riferimento. In una scena possiamo vedere Gumball e Darwin unirsi e prendere l'aspetto di uno strano zombie alieno. Quello non è altro che un riferimento ai Clicker di Last of Us. Siamo nell'episodio 26 della terza serie, quello dove i nostri eroi cadono vittima di una maledizione. Saranno costretti a cercare la famosa pentola d'oro, che però è tenuta sotto controllo da un gnomo magico. Robin decide di sfidarlo e si trasforma in un Super Saiyan, chiaro riferimento a Dragon Ball. Ora andiamo in un altro cartone, molto carino. Stiamo parlando di We Bar Bear. Anche qui troviamo moltissimi riferimenti, da canzoni famose come Gangnam Style, ma anche ai meme più virali del web. Quelli non potevano mancare. Troviamo tipo Crab Dance, ovvero la famosa ballata dei granchi, ed anche il riferimento a Catshake. Siamo nella puntata 14 della sesta stagione. Sara trova un quaderno speciale, un quaderno che ti permette di rendere reale ogni cosa che scrivi. La protagonista, incosciente di quello che ha tra le mani, porta un sacco di guai a Elmore. Più volte durante l'episodio si definisce un otaku, e questa è la prova che il suo quaderno non sia altro che un riferimento a Death Note. Siamo su Uncle Grandpa, un cartone totalmente pazzo, con protagonisti ancora più pazzi. E come ogni episodio pazzo, la smetto di dire pazzo, finisce sempre con una gag televisiva, tra cui troviamo alcuni riferimenti, e in questi riferimenti non potevano mancare per nulla i Simpson, come vediamo in questo episodio. Abbiamo di nuovo a che fare con Gumball. Sempre nello stesso episodio la polizia perquisisce il furgoncino rosso del venditore ambulante. Trovano di tutto e di più, tra cui Chucky, la bambola assassina. Siamo sui Teen Titans Go, stagione 1, episodio 20. Bibi distrugge il bastone di Robin, lo stesso bastone con cui lui ci combatte. Il ragazzo, triste per la perdita del bastone, decise di mettersi in viaggio, verso un reame molto lontano. Giunse all'albero magico. Quell'albero, come vedete, non era altro che un riferimento a Legend of Zelda. E per ultimo Uncle Grandpa. Siamo nell'episodio Fare amicizia. Abbiamo un ragazzo timido che si vergogna dei suoi capelli e preso dall'ansia inizia a immaginare il suo futuro. Sta lavorando proprio in quello che sembra un Krusty Krab e c'è pure Squiddy. Grazie per la visione. Ricorda di passare sul mio canale se ti piacciono gli easter egg e le curiosità sui cartoni. Ti aspetto! Bene! Il video finisce qui. Lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, passate dal canale di Ivy e alla prossima. Ciao!